Ganda ng panorama. Drone tayo. Sono 200 metri di ghiaccio spariti. L'estate è sempre bianco. L'estate è tutto ghiaccio, là dove vedete i crepacci, là è sempre ghiaccio, ecco sì. Anche le montagne laggiù in fondo non arrivano a 4.000 metri, ma quasi, sono 3.008, 3.009, sono tutte montagne che sfiorano i 4.000 metri. Dopo questo panorama lo rivedremo col pullman quando torniamo indietro fra 2-3 ore. Ang ganda. Termina Suot, Fermeda Sündumanda. Bernina Suot, Halt auf Verlangen. Bernina Suot, Request Stop. Quando dice Fermeda Sündumanda, stanno parlando romancio. Quando si salutano, quando si incontrano, i romanci dicono allegra. Invece di dire ciao, come noi italiani, dicono allegra. Quando ti sono tristi, dicono allegra lo stesso. Guardate un po' questi sassi che stanno passando adesso, vedete? Questa striscia di sassi non è una costruzione preistorica, continuava anche dall'altra parte della valle. Era una barriera della prima guerra mondiale. Ecco, la Svizzera era neutrale, non combatteva, però sapeva bene che gli austriaci e gli italiani che stavano facendo la guerra qua vicino, se uno dei due voleva prendere alle spalle l'altro sarebbe passato sulla Svizzera, ma loro non volevano chiaramente, allora anche loro avevano preparato tutte le difese per evitare che qualche esercito sconfinasse in modo illegale. Hanno detto, voi volete combattere, vi siete stupidi, fate voi qua, noi non vogliamo la guerra. Non vogliamo guerra. Hanno ragione. Ganda ng panoramic view naman ito. Ganda talaga. Ecco, abbiamo fermato il traffico perché passiamo noi col treno, dopo noi passeremo su questa strada. Ma noi siamo saliti da qua? No, non siete saliti da qua voi, siete saliti dal Passo Maloja. Ecco, questo bel albergo, Bernina Suot si chiama, era uno dei posti dove quando non c'era il treno e quindi si viaggiava con i cavalli, con i muli, con gli animali, insomma, era uno dei punti di sosta perché gli animali non potevano fare tutto il viaggio una volta sola, sennò poverini morivano dopo il primo viaggio. Quando arrivavano qua li mettevano nella stalla e li lasciavano riposare per una giornata e qui erano già pronti dei cavalli o dei muri o degli asini riposati e si cambiava solo il carico, si metteva sugli animali riposati, quindi il viaggio continuava sempre, non si fermava mai. Ma gli animali stavano qua a dormire e a riposarsi almeno una notte. Bernina Diavolezza, Fermeda Sündumanda. Bernina Diavolezza, Halt auf Verlangen. Bernina Diavolezza, Request. Vedete anche gli sciatori che vanno a Diavolezza per sciare. Diavolezza è questo
è questa funivia che adesso vediamo sulla destra. Ecco, qua ci sono le piste di sci. Questa è una pista di sci, sì. Sono due che stanno andando in salita, che stanno facendo sci alpinismo, quindi non salgono con la funivia ma se la fanno tutta a piedi. Sono più ecologici. Ma non ci credi che vieni la banale. Però magari arrivano fino in cima alla montagna, Ecco, diciamo che dalla cima di questa funivia si sarebbe proprio davanti a tutto il gruppo del Bernina, si vede lì la funivia, sì, che sta partendo adesso. No, qua non, qui non si incontrano le montagne della Val d'Aosta, siamo troppo lontani, siamo distantissimi. Quindi qui sono solo montagne della Lombardia. Cioè da qua alla Val d'Aosta ci sono almeno 200 km. C'è un rapan? Cosa c'è dentro lì? C'è il pesce? Dai, ho
trote ci sono qua, sì. Ecco, noi siamo scesi da quelle montagne bianche laggiù in fondo. Hai visto? Una bella discesa. Sono venuto io come elemento esterno a dare man forte, ecco, va bene? Si dice che quando non ci sono più i cavalli vadano bene anche gli asini, speriamo che sia un buon asino, va bene? Allora adesso andiamo da questa parte, si vedono anche i due campanili delle due chiese, perché qua in Svizzera quasi sempre c'è sia la chiesa protestante che la chiesa cattolica, e quindi due chiese, due campanili. Per capire qual è una e qual è l'altra, se guardate in cima al campanile, se c'è la croce è la chiesa cattolica, se c'è il galletto è la chiesa protestante. Dove si vede bene la sulla destra, la vedremo dopo la curva. Non vedo niente.
Oh, may ilay. Pero malamig ang gano'n. Hindi, makakatan. Di ba makapala tayo? No, no. Oras na. Yung isa pang perma ka na mababasa. Ah, okay. Tampo Colon. Next.